Una missione internazionale per la pace trasformatasi in una vera e propria tragedia. Accadeva 12 anni fa in Siria, in un attentato terroristico in cui persero la vita 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito e 2 civili. Nel ricordo di tutti coloro che sono morti al servizio della patria, l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini di Caltanissetta ha organizzato una messa celebrata da padre Vincenzo Giovino, parroco della chiesa di Borgo Petilia. Autorità civili e militari insieme nella sede dell'associazione presieduta dal luogotenente Francesco Mannelli per ricordare l'impegno delle 19 vittime italiane che lo scorso 19 novembre 2003 hanno dato la vita in quella che doveva essere una missione di pace. Era l'operazione Antica Babilonia contro le forze armate italiane che dal 2003 al 2006 ha provocato la morte di circa 50 vittime, di cui 25 italiani. A Nassiriya erano andati loro per una missione di pace, non per la guerra. E sono stati barbaramente uccisi da un autotreno pieno di esplosivo. E sono morti in 12. È successo il 12 novembre del 2003 e quindi quest'oggi ricade la 12ª ricorrenza della loro. Quindi noi, come il Presidente della Repubblica ha scritto nella sua lettera, noi festeggiamo e facciamo questa messa in memoria di questi caduti proprio per ricordare a tutti quanti che non si cade così innocentemente senza nessuna colpa. Però una volta che è successo, questo deve servire per tutte le popolazioni future e noi per questo in questo momento stiamo facendo anche inaugurando una memoria, l'angolo della memoria. L'angolo della memoria non è altro che avere il discorso di questi martiri di Nassiriya e di tutti gli altri morti, dal vice brigadiere d'acquisto a tutti i martiri fino a questo momento. Quindi tutti poi questi noi li pigliamo per un scopo didattico, perché tutte le classi e tutte le scolaresche sono invitate a venire a visitare queste cose.